selezione abbiamo visto le caratteristiche dello stato solido, le caratteristiche dello stato gassoso. Adesso rimane l'ultimo stato di aggregazione della materia, almeno restando nel campo degli stati di aggregazione, per così dire, tradizionali della materia stessa. Adesso ci sta qualcuno altro che deve schiamazzare qua fuori. Fare una lezione è sempre una cosa complicatissima. Comunque, cerchiamo di proseguire. Dicevamo, le caratteristiche dello stato liquido sono quelle che praticamente permettono allo stato liquido, le particelle dello stato liquido sono vicine ma sono disordinate, cioè le forze di interazione sono sufficientemente forti da tenere le particelle vicine tra di loro, ma non sono sufficientemente forti da vincolarle a stare in una posizione fissa attorno a cui possono soltanto vibrare, chiaro? Come avviene nei solidi. Allora, i solidi, i liquidi sono caratterizzati da una compressibilità bassissima, tipo quella lì dei solidi. Diciamo, la compressibilità dei solidi è ancora più bassa di quella lì dei liquidi, ma quella lì dei liquidi è più o meno, diciamo così, come quella dei solidi. Comunque non è nulla la compressibilità dei liquidi. Questo è un fatto molto molto importante, perché quando studierete l'esame di idraulica, tutte le nozioni di tipo idraulico, vedrete che il fatto che la compressibilità dell'acqua sia piccola ma non sia nulla ha tutta una serie, diciamo così, di conseguenze molto molto importanti. Dunque, per quanto riguarda i liquidi, dobbiamo subito dire una cosa, che i liquidi hanno la tendenza ad evaporare, cioè a passare allo stato gassoso, allo stato aeriforme, e questa tendenza è manifestata a tutte quante le temperature. Cioè, se noi facciamo un esperimento molto molto semplice, prendiamo un bicchiere d'acqua e lo lasciamo su questa cattedra, se torniamo, che ne so, fra una settimana, fra 10 giorni, questo bicchiere lo troviamo vuoto, anche se nessuno è andato a fare scomparire quest'acqua. Che cosa succede? Succede praticamente che l'acqua poco alla volta evapora. E in cosa consiste questo processo dell'evaporazione dell'acqua? Dunque, noi abbiamo che in questa massa di liquido che è presente nel bicchiere, le molecole sono animate di moto rettilineo uniforme. Abbiamo che se praticamente la velocità delle molecole è diretta verso l'alto, cioè è diretta verso il pelo libero del liquido, e la velocità è sufficientemente elevata tale da sfuggire alle forze di attrazione esercitate dalle altre molecole, questa molecola può passare allo stato di vapore. Diciamo che se vogliamo proprio andare a essere, diciamo, pignoli, possiamo anche andarci a calcolare qual è il valore dell'energia cinetica necessaria a un liquido per permettere, diciamo così, di scappare dal liquido stesso. Guardate un po', è una cosa sfiziosa, ma possiamo anche andare a scrivere subito. Dunque, noi abbiamo che l'energia cinetica di una molecola è uguale a 1/2 mv², dove m praticamente è la massa della molecola stessa. Adesso, con v quadro, io indico un valore v quadro asterisco, cioè il valore minimo che la molecola, che la velocità della molecola deve assumere affinché possa scappare dal liquido stesso. Dunque, questo valore deve essere uguale a il delta H di vaporizzazione, e il delta H di vaporizzazione è la differenza di entalpia che esiste fra l'entalpia del vapore e l'entalpia del liquido. Scriviamolo qui, delta H con V è uguale all'entalpia del vapore meno l'entalpia del liquido. Chiaramente il delta H di vaporizzazione è generalmente una grandezza che è riferita alla mole, quindi si riferisce a una mole di sostanza. Poiché noi qui stiamo parlando di una molecola, questa è l'energia che deve avere una molecola. Noi sappiamo che in una mole c'è un numero di Avogadro di molecole, per cui per sapere l'energia riferita alla molecola non dovremo fare altro che dividerla per il numero di Avogadro. Va
Va bene? Allora, stavamo dicendo che questi liquidi tendono ad evaporare. Inoltre, che cosa possiamo anche vedere? Possiamo anche vedere che se questo esperimento di lasciare il bicchiere d'acqua sulla cattedra lo facciamo in una giornata invernale, a evaporare ci mette più tempo, se invece lo facciamo in una giornata d'estate ci mette meno tempo. Cioè la tendenza a passare allo stato vapore è più elevata quando la temperatura è più elevata ed è meno elevata quando la temperatura è meno elevata. Inoltre, se pigliamo liquidi diversi, ad esempio pigliamo acqua e pigliamo alcol etilico, l'alcol etilico, diciamo così, si evapora più rapidamente, l'acqua evapora più lentamente. Quindi questo cosa ci vuole dire anche? Ci vuole dire anche che diversi liquidi hanno diversa tendenza ad evaporare. Diciamo che anche liquidi che sembrano, diciamo, non evaporare assolutamente, anche quelli evaporano. Cioè se noi prendiamo dell'olio d'oliva, l'olio d'oliva molto lentamente ma evapora anche quello. Inoltre, se noi questo esperimento abbiamo, diciamo così, l'accortezza di condurlo in una maniera lievemente diversa, cioè questo sia il piano della cattedra, qui ci andiamo a mettere il bicchiere d'acqua, vedete? Il bicchiere d'acqua è pieno fino a qui, se noi lo lasciamo per qualche giorno lo troviamo vuoto, ma se noi ci andiamo a mettere una campana di vetro sopra, il livello dell'acqua resta sempre quello. Perché che cosa succede? Succede praticamente che le molecole che si riescono a liberare passano nella fase aereiforme, ma nella fase aereiforme non si possono, diciamo, allontanare dal bicchiere stesso, per cui continuano praticamente a rimbalzare sulle pareti fino a quando praticamente non vengono ricatturate dal liquido. È chiaro? Quindi questo processo di evaporazione, se abbiamo un ambiente chiuso, un ambiente in cui le molecole non si possono allontanare, abbiamo praticamente che è un processo di evaporazione. Un'altra, diciamo così, caratteristica di questo processo di evaporazione è che il processo di evaporazione generalmente avviene con un raffreddamento del liquido stesso. Questo perché? Perché praticamente quando le molecole evaporano dal bicchiere, andiamoci a cancellare la campana che sta sopra. Quali sono le molecole che passano in fase vapore? Sono le molecole che hanno la velocità più alta, quindi che hanno l'energia cinetica più alta. Quindi in poche parole, le molecole tendono a... il liquido che evapora tende a depauperarsi delle sue molecole che hanno un maggiore contenuto energetico. Quindi questo che cosa significa? Significa avere globalmente un'energia cinetica inferiore mano a mano che il processo di evaporazione avviene, quindi vuol dire che il liquido tende a raffreddarsi. Ovviamente se si raffredda e finisce per assumere una temperatura inferiore a quella lì ambiente, ci sarà del calore che dall'ambiente viene trasferito al bicchiere che tende praticamente a riequilibrare la temperatura. Quindi da un lato il liquido tenderà a raffreddarsi per effetto, diciamo così, delle molecole che evaporano, da un lato tenderà a riscaldarsi per effetto della differenza di temperatura che si crea fra temperatura dell'acqua del bicchiere e temperatura dell'ambiente. Diciamo, i due fenomeni si controbilanceranno, per cui alla fine quando il fenomeno va a regime, il processo va a regime, il liquido avrà una temperatura lievemente inferiore a quella lì dell'ambiente e poi tende, diciamo così, a non diminuire ulteriormente perché è bilanciata dal flusso termico che viene dall'ambiente. Diciamo che quei dispositivi chiamati termos, cioè le bottiglie termiche, cioè quei dispositivi che servono a mantenere la temperatura sia essa fredda sia essa calda di un liquido, sono fatti in maniera tale che praticamente c'è, diciamo così, sono fatti di vetro che all'interno è cavo. In questo vetro cavo c'è una pressione piuttosto ridotta del gas e quindi la conducibilità termica di questa pressione, di questo gas a pressione ridotta è molto molto bassa, per cui se uno ci mette dentro un liquido freddo, quello rimane freddo per più tempo, perché può scambiare calore con l'ambiente esterno soltanto dalla sua superficie superiore. Quindi che ne so, se noi in un termos, se poi queste bottiglie termiche le andiamo a chiudere,
Ecco che noi abbiamo una bevanda calda che si mantiene calda per diverso tempo o una bevanda fredda che si mantiene fredda per diverso tempo. Allora, a questo punto, diciamo così, corre l'obbligo di andare un pochino a quantificare questa tendenza che hanno i liquidi a passare in fase aeriforme, a passare nello stato di vapore. E diciamo questo si può fare con un esperimento che adesso mi accingo a descrivervi. Dunque, questo esperimento fa uso del mercurio e delle canne barometriche che abbiamo utilizzato per andare a definire la pressione dell'atmosfera. Ricordate l'esperimento di Torricelli? Noi che prendevamo? Prendevamo una bacinella di mercurio, piena di mercurio, andavamo praticamente a prendere una canna barometrica piena di mercurio anch'essa. Questa canna barometrica piena di mercurio la tappiamo e la capovolgiamo e la inseriamo nella bacinella di mercurio e abbiamo detto praticamente che il mercurio rifluisce nella bacinella e più o meno si ferma a un'altezza di 760 mm. Consideriamo che questa canna barometrica sia sempre di un metro, va bene? Quindi dove ci sta praticamente il tratto tratteggiato è tutto quanto mercurio, va bene? Adesso praticamente che cosa ci sta qua dentro? Qua dentro praticamente, cioè nella porzione di volume che si trova al di sopra del pelo libero del mercurio all'interno della canna barometrica, qui dentro praticamente c'è il vuoto. Diciamo che in teoria non ci sta assolutamente nulla. Nella pratica che cos'è? Che cosa ci sta? Il mercurio emette una quantità di vapori bassissima, quindi ci sta una piccolissima quantità di vapori di mercurio. Nella pratica questi vapori di mercurio sono talmente pochi che possiamo, almeno in prima approssimazione, considerare che qui dentro ci sta il vuoto. È chiaro? Poi che cosa facciamo? Prendiamo praticamente una pompetta. Vedete, una pompetta è un dispositivo di gomma, diciamo così, fatto in questa maniera qui, vedete? Con praticamente un becco, diciamo così, anch'esso di gomma. E sopra questo becco di gomma ricurvo, dove ci sta l'apertura, ci andiamo a mettere praticamente, la riempiamo di un liquido, ad esempio acqua. Ragioniamo proprio sull'acqua, che è il liquido, diciamo, più comune, più conosciuto, più noto a tutti quanti. La riempiamo d'acqua e ci andiamo a mettere un beccuccio di vetro, diciamo così, che sia ricurvo. Questo dispositivo che cosa ci permette di fare? Ci permette praticamente, vedete, di posizionare la pompetta in questa maniera qui. Col beccuccio ricurvo noi facciamo entrare la parte ricurva del beccuccio nella, diciamo così, nella canna barometrica. Dunque questa, diciamo così, pompetta è piena d'acqua. L'acqua disegniamola in azzurro, così si vede bene in azzurro, poi in un altro colore, un altro solo. Ecco qua in verde, va. Allora, premiamo piano piano questa pompetta in maniera da far salire goccia a goccia, diciamo così, quest'acqua. L'acqua ha una densità, un peso specifico 1, il mercurio ha peso specifico 13,5, acqua e mercurio sono assolutamente immiscibili, per cui praticamente queste goccioline d'acqua che noi spompettiamo all'interno della canna barometrica che faranno, saliranno verso l'alto. E noi abbiamo proprio la possibilità di andarle a vedere salire verso l'alto, perché poiché sono due fasi completamente diverse le vediamo salire. Però che cosa succede? Che arrivate praticamente in cima, evaporano, cioè non evaporano, non le vediamo più, cioè arrivati qui in cima scompaiono assolutamente, va bene? Allora diciamo, vabbè, continuiamo un pochettino. Continuiamo a spompettare altra acqua, l'altra acqua che arriva, diciamo, arrivata in superficie, scompare. Ovviamente
quest'acqua che è arrivata in superficie scompare. Cosa è l'unica cosa che può fare per scomparire? L'unica cosa che può fare per scomparire è quella lì di evaporare. Cioè, in poche parole, quest'acqua quanto arriva in questo ambiente, dove trova il vuoto, dove trova una pressione prossima allo zero, vi ripeto, l'unica materia che si trova all'interno di questo, di questa porzione di volume, sono i vapori del mercurio che sono in quantità piccolissima. Quindi evapora e passa, diciamo così, allo stato di aereiforme. Va bene? Allora, io diciamo così, dico, vabbè, io voglio vedere un pochettino questo dove va a finire questo sistema. Continuo a pompare un altro pochettino di acqua. Queste molecole d'acqua salgono e arrivati qui praticamente scompaiono. A un certo punto io continuo, a un certo punto qualche cosa dovrà succedere, quest'acqua non potrà scomparire sempre. Arrivato a un certo punto si crea praticamente un piccolo battente d'acqua qua sopra e l'acqua praticamente non evapora più. Diciamo che, se voglio essere proprio preciso, nel corso di questo esperimento il livello del mercurio si abbassa un pochino pochino, si abbassa di qualche millimetro, va bene? Quindi praticamente, se questa è la situazione alla fine praticamente dell'esperimento, all'inizio dell'esperimento la situazione era questa qui. Fatemi cancellare una pompetta che mi preme, diciamo così, evidenziare se la situazione all'inizio dell'esperimento e alla fine dell'esperimento. Quindi, se questa è la situazione alla fine dell'esperimento, inizialmente il livello del mercurio era più alto. Va bene? E inizialmente questa altezza del mercurio qui era di 760 mm. Cioè, supponiamo praticamente che ci troviamo in una giornata in cui la pressione atmosferica è giusto un'atmosfera. Quindi una giornata che non è né troppo umida né una giornata troppo secca, è una giornata con all'incirca il 50-60% di umidità relativa, più o meno, diciamo, ci troviamo in questa situazione. Allora, che cosa è successo praticamente nel corso di questo esperimento? Cerchiamo di dare un'interpretazione di quello che è successo nel corso di questo esperimento. Nel corso di questo esperimento si è verificato che le goccioline d'acqua che vengono spompettate all'interno del mercurio salgono verso l'alto perché il peso specifico dell'acqua è circa 13 volte e mezzo inferiore al peso specifico del mercurio. Una volta che sono arrivate sul pelo libero del mercurio, trovano il vuoto, per cui praticamente che cosa fanno? Evaporano. Cioè, non trovando il vuoto, non trovano nessun ostacolo al passaggio allo stato aereiforme. Quindi la prima gocciolina che arriva in superficie evapora e dà origine al vapore d'acqua. Ovviamente questo vapore d'acqua che passa, diciamo, nella fase, in questo spazio vuoto che sta al di sopra di questa canna barometrica, essendo passato allo stato di vapore, eserciterà una certa pressione. E diciamo che noi ce ne accorgiamo di questo fatto qui perché nel corso dell'esperimento l'altezza del mercurio mano a mano tende a abbassarsi. Cioè, se inizialmente l'altezza della colonna di mercurio è di 760 mm, quando cominciano a salire le prime goccioline, comincia a abbassarsi di qualche millimetro. Va bene? 1, 2, 3, 4 mm. Più goccioline io vado a pompettare all'interno di questa canna barometrica, più le goccioline arrivano in superficie ed evaporano, più si abbassa, diciamo così, il livello del mercurio stesso. Va bene? Ovviamente, noi che cosa dovremo avere? Dovremo avere che la pressione esercitata dal gas che si trova qua dentro, più la pressione esercitata dalla colonna di mercurio, quanto dovrà essere? Dovrà essere sempre uguale alla pressione atmosferica. Va bene? Sempre quello dovrà essere. Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che in questo spazio vuoto che sta al di sopra del mercurio, la pressione dell'aeriforme aumenta a mano che noi aggiungiamo delle molecole
acqua, va bene? Delle gocce d'acqua. Arrivato a un certo punto, noi abbiamo che, continuando a spompettare, si crea praticamente, diciamo così, un certo battente di acqua al di sopra di questo livello del mercurio, va bene? E ripeto, a un certo punto, diciamo che se più o meno noi ci andiamo a trovare alla temperatura di 20 gradi centigradi, diciamo che quando si verifica questa situazione qui, il livello del mercurio si è abbassato di circa 23 mm. Quindi 23 mm sono 2,3 cm, quindi ve ne accorgete anche visivamente. Non si abbassa di moltissimo, ma di una quantità, diciamo così, sensibile, apprezzabile, si abbassa. Che cosa è successo? Abbiamo detto che mano a mano che l'acqua viene spompettata all'interno della canna barometrica, arriva in superficie, trova il vuoto ed evapora. Questo fenomeno continua a verificarsi fino a quando non si crea un piccolo battente di liquido. Che cosa succede quando si crea questo piccolo battente di liquido? Il processo di evaporazione dell'acqua continua, cioè una volta che l'acqua è arrivata qui sopra, le molecole dal liquido, le molecole d'acqua dal liquido continuano a passare in fase aereiforme, soltanto che le molecole che si trovano in fase aereiforme possono anche essere ricatturate dal liquido e trasformarsi da vapore in liquido. In effetti, quando noi abbiamo visivamente la sensazione che si crei questo battente di liquido e che praticamente questo battente di liquido poi non tende più a diminuire di livello, abbiamo praticamente che la velocità con cui le molecole di acqua evaporano, cioè passano dal stato liquido allo stato aeriforme, è uguale alla velocità con cui le molecole d'acqua condensano, cioè le molecole d'acqua passano dallo stato aereiforme allo stato liquido. Cioè questa situazione in cui si verifica che la velocità di evaporazione è uguale alla velocità di condensazione, è una situazione che è detta di equilibrio dinamico. Cioè equilibrio perché? Perché praticamente l'osservatore esterno visivamente non si accorge di nulla, cioè sembra che questa situazione qui è una situazione in cui non succede assolutamente niente. Invece non è vero che non succede assolutamente niente. L'equilibrio è un equilibrio dinamico perché? Perché praticamente i due fenomeni opposti di evaporazione e di condensazione si continuano a verificare entrambi, soltanto che i due fenomeni si verificano esattamente con la stessa velocità. Cioè che significa? Significa che nell'unità di tempo un certo numero di molecole X passano dallo stato liquido allo stato di vapore, lo stesso numero di X nella stessa unità di tempo passerà dallo stato vapore allo stato liquido. Quindi l'osservatore esterno non si accorgerà assolutamente più di niente, va bene? Adesso la pressione esercitata dal vapore in equilibrio con il proprio liquido, vedete? Questi puntini verdi che io sto andando a disegnare in questo spazio vuoto rappresentano le molecole d'acqua che si muovono all'interno di questo volume. Quindi la pressione esercitata da questo vapore, e questo vapore come lo possiamo definire? Vapore in equilibrio col proprio liquido. Se ci scocciamo di dire vapore in equilibrio col proprio liquido, possiamo dirlo con una sola parola, vapore saturo. Saturo che significa? Significa in equilibrio col proprio liquido. Chiaro? Quindi la pressione esercitata dal vapore saturo, o se vogliamo essere più pedanti, la pressione esercitata da un vapore in equilibrio col proprio liquido è detta tensione di vapore nel liquido. Va bene? Diciamo, questo è un concetto molto molto importante. Perché? Perché praticamente questa grandezza, la tensione di vapore, è direttamente una misura della tendenza che ha un liquido a passare in fase aeriforme. Va bene?
chiaro? Perché se io questo stesso esperimento lo ripeto sempre con l'acqua, ma se invece di trovarci, che vi posso dire, in una giornata primaverile o una giornata autunnale in cui la temperatura dell'aria, della temperatura dell'ambiente, quindi anche la temperatura dell'acqua è di 20 gradi, l'andiamo a fare in una giornata, che vi posso dire, estiva, dove la temperatura dell'acqua è 30 gradi, noi che cosa noteremo? Noteremo praticamente che l'esperimento andrà esattamente nella stessa maniera. L'unica differenza quale sarà? Sarà che se noi effettuiamo questo esperimento quando la temperatura è 20 gradi, noi noteremo che l'abbassamento di livello del mercurio sarà all'incirca di 23 mm. Se noi lo facciamo in una giornata estiva in cui la temperatura è di 30 gradi, questo abbassamento di livello sarà, diciamo così, superiore. Sarà, che vi posso dire, qualche cosa come 32-33 mm. Va bene? Cosa ci sta di diverso? Ci sta di diverso che la tendenza che ha l'acqua di passare allo stato di vapore aumenta all'aumentare della temperatura. Chiaro? Cioè, in poche parole, noi abbiamo che la pressione esercitata dal vapore in equilibrio col proprio liquido, cioè la pressione, la tensione di vapore, la pressione del vapore saturo, è una funzione crescente della temperatura. Va bene? E questo è vero per tutti quanti i liquidi. Va bene? Adesso, in che maniera la tensione di vapore aumenta con la propria temperatura? Diciamo che questo ce lo possiamo andare, diciamo, a desumere dalle considerazioni che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Perché? Allora, mi permetto di ricordarvi le curve delle distribuzioni delle velocità molecolari fatte quando abbiamo fatto i gas. Dunque, quelle curve di distribuzione delle velocità molecolari sono valide per i gas, ma sono valide anche per i liquidi. Quindi anche per i liquidi possiamo andare a diciamo così, a costruire le curve di Maxwell. Vi ripeto, nelle curve di Maxwell, facciamo così, andiamo a riportare sull'asse delle ordinate la frazione di molecole che hanno una determinata velocità o una determinata energia. Cioè, se nel sistema ci sono n con 0 molecole, n fratto n con 0 rappresenta la frazione di molecole avente la velocità oppure l'energia cinetica, quindi, che è riportata sull'asse delle ascisse, sempre ricordando che l'energia cinetica è uguale a un mezzo di 4. Bene. Allora, la curva di distribuzione delle velocità molecolari è di questo tipo, vedete? Questo è quello che si verifica a temperatura ambiente. Allora, supponiamo praticamente che la velocità necessaria al passaggio di una molecola allo stato vapore sia questa qui. Vedete? Ovviamente questa velocità di asteriscato necessaria al passaggio della molecola allo stato vapore, a che cosa è legato? È legato al delta H di vaporizzazione da questa formula qui. Quindi praticamente a questo valore qui corrisponderà un certo valore dell'energia che sarà delta H di vaporizzazione fratto N. Per le considerazioni che noi abbiamo fatto nelle lezioni scorse in cui abbiamo visto le curve di distribuzione delle velocità molecolari, vediamo praticamente che la quantità di molecole che hanno energia superiore a quella di un qualunque valore prefissato, in questo caso è V asteriscato, cioè velocità che permette la fuga delle molecole dall'acqua, quindi velocità che permette l'evaporazione, sarà praticamente questa, vedete? Chiaro?
Adesso noi avevamo che a una, questo era quello che si verificava a una certa temperatura T con 1. A una certa temperatura T con 2. Con T con 2 maggiore di T con 1. Ovviamente noi abbiamo che la frazione di molecole avente energia superiore all'energia necessaria che serve per passare allo stato vapore sarà più alta. E vi ricordate come variava la frazione di molecole avente energia o velocità superiore a quella di valore prefissato? Variava in maniera esponenziale. Benissimo. Pertanto, la tensione di vapore come varierà con la temperatura? Anche se in maniera esponenziale, non potrà essere altrimenti. Cioè, praticamente, la legge che veniva seguita era che n fratto n con 0 era uguale a e elevato a meno l'energia del valore prefissato fratto rt. In questo caso però l'energia del valore prefissato a che cosa è uguale? È uguale proprio al delta H di vaporizzazione. Adesso la dipendenza di questa frazione da una temperatura sarà una dipendenza di tipo esponenziale. Quindi se noi andiamo a diagrammare la tensione di vapore dell'acqua, così come pure la tensione di vapore di qualunque altro liquido, avremo praticamente una curva di questo tipo qui. La tensione di vapore, vedete ragazzi, si indica con una P con una 0 sopra. Questo 0 sopra vi indica praticamente che questo è un vapore, cioè un aereiforme in equilibrio col proprio liquido, che come potete cominciare a immaginare è una cosa profondamente diversa da un gas. Fra pochi minuti vi chiarirò senza ombra di dubbio che differenza c'è fra gas e vapore. È chiaro? Diciamo che io quando utilizzo la dizione aereiforme vuol dire o un gas o un vapore. Ma gas e vapore sono tutti e due degli aereiformi, ma sono profondamente diversi gli uni dagli altri. Per adesso abbiamo capito praticamente che il vapore che cos'è? È praticamente un aereiforme che è in equilibrio col proprio liquido, mentre invece il gas è un aereiforme che non è in equilibrio col proprio liquido. Ma fra qualche minuto sarò ancora più preciso nel dirvi la distinzione fra gas e vapore. Vi ripeto, questo è un concetto molto molto importante. Dicevo, praticamente, la legge che segue la tensione di vapore in funzione della temperatura è praticamente una legge esponenziale, cioè praticamente di questo tipo qui, va bene? Cioè all'aumentare della temperatura, l'aumento praticamente di tensione di vapore è, diciamo, la variazione della tensione di vapore è una funzione esponenziale della temperatura assoluta. Diciamo che se vogliamo, diciamo, andare a dare la formula, potremmo scrivere la formula come P con 0, ripeto, questo è valido per l'acqua ma è valido anche per qualsiasi altro liquido, uguale ad A, che è una costante, che moltiplica E elevato a meno delta H con V, come delta H con V è il delta H di vaporizzazione riferito a una mole di questo composto, fratto R, costante universale di gas, e T, che è la temperatura assoluta. Va bene? Diciamo che proviamo a fare un piccolo, diciamo così, passaggio matematico. Facciamo il logaritmo di ambo i membri. Facendo il logaritmo di ambo i membri, abbiamo che logaritmo naturale di P con 0, piccolo inciso, con ln io utilizzo, diciamo così, indico il logaritmo naturale. Quando feci l'esame di analisi matematica
Il mio professore di analisi matematica disse con molta precisione che i logaritmi, senza diciamo così ulteriori indicazioni, sono i logaritmi naturali. Quindi se tu scrivi log, vorrebbe dire log praticamente in base e. È chiaro? Se uno considerava i logaritmi decimali, uno doveva mettere log col 10 vicino alla gambetta della g. Diciamo che io sinceramente preferisco utilizzare, è che la formula all'addizione ln in matematica non aveva nessun significato. Io preferisco comunque utilizzare la formulazione che non ha nessun significato in matematica, ma che generalmente è utilizzata sui libri di chimica. Anche se quello che io faccio è un obbrobrio matematico, preferisco fare l'obbrobrio matematico, perché io poi non ho simpatia personalmente per la matematica, insomma. Preferisco fare l'obbrobrio della matematica, ma farvi capire bene, perché se io là vi metto log, qualcuno di voi può pensare che se lo si scorda tutto questo ambaradan che sto dicendo adesso e pensa che il logaritmo decimale, no, quello è il logaritmo naturale. Cioè se io scrivo ln, ln è chiaro che è il logaritmo naturale. Poi se scrivo log senza mettere niente alla base di log, è il logaritmo in base decimale. Quindi andando a fare il logaritmo di ambo i membri, vi viene il logaritmo di pi con 0 per logaritmo di A meno praticamente delta H fratto RT. Va bene? Se io pongo 1 fratto T uguale a X, ho praticamente una funzione del tipo ln di P con 0 uguale ln di A, che è praticamente una costante, meno delta H con V, cioè questo è delta H con V fratto R che moltiplica X. Se noi andiamo praticamente a diagrammare questa funzione qui, noi che cosa abbiamo? Diagrammiamo il logaritmo di P con 0 in funzione di X che, ripeto, è uguale all'inverso della temperatura assoluta, otterremo praticamente delle rette decrescenti. Cioè, questa sarà una per l'acqua, quella, un'altra sarà praticamente per un altro composto e così via. E il coefficiente angolare di queste rette che cosa sarà uguale a? Delta H con V, ovviamente. È chiaro? Possiamo quindi anche dire che il logaritmo della tensione di vapore di un liquido varia linearmente con l'inverso della sua temperatura assoluta. Va bene? Chiaro? Benissimo. Adesso, io se io prendo liquidi diversi dall'acqua e effettuo l'esperimento che io ho fatto per l'acqua, l'esperimento va assolutamente nella stessa maniera. Chiaro? Se io prendo, che vi posso dire, dell'alcol e spompetto l'alcol praticamente all'interno, diciamo così, del mercurio, io vedo le goccioline d'alcol salire in superficie ed evaporare, salire in superficie ed evaporare, salire in superficie ed evaporare, fino a che, a furia di spompettare alcol, resta praticamente un battente di alcol. Cosa varia, diciamo così, passando dall'acqua all'alcol? Consideriamo in un primo momento che stiamo facendo l'esperimento per l'acqua e per l'alcol alla stessa temperatura, cioè non facciamo variare mai due cose assieme, perché se facciamo variare due cose assieme non possiamo andare a capire che cosa dipende dalla variazione di un parametro e che cosa dipende dalla variazione dell'altro parametro. Quindi se noi facciamo l'esperimento per l'acqua e per l'alcol alla temperatura ambiente, più o meno è di 20 gradi in una camera chiusa, abbiamo praticamente che l'unica differenza che ci sta utilizzando l'alcol al posto dell'acqua è che il, diciamo così, livello del mercurio invece di scendere di 23 mm scenderà di più. Adesso non ve lo so dire di preciso. Scenderà, che vi posso dire, di 40 mm, di 45 mm. Questi 45 mm di cui scende, che cosa rappresentano? Rappresentano la pressione esercitata dai vapori dell'alcol in questo spazio vuoto. Per l'acqua scende di 23 mm perché? Perché la pressione
esercitata dai vapori dell'acqua è inferiore. Quindi che cosa, diciamo così, desumiamo da questo esperimento? Desumiamo praticamente che non solo la tensione di vapore dei liquidi è funzione della temperatura ed è una funzione esponenziale come abbiamo visto qui, ma la tensione di vapore varia da liquido a liquido. Cioè se questa è la tensione, la curva che mi dà la tensione di vapore dell'acqua, la curva che mi dà la tensione di vapore dell'alcol sarà questa. Per alcol intendo l'alcol etilico, diciamo così, quando si dice alcol senza dare diciamo così nessun'altra precisazione, alcol etilico. Se io prendo un liquido, quindi che cosa io diciamo così capisco in questa maniera qui? Dunque, da questo diagramma è chiaro che a tutte le temperature la tensione di vapore dell'alcol è superiore alla tensione di vapore dell'acqua, a parità di temperatura. Questo che cosa mi sancisce inderogabilmente? Mi sancisce inderogabilmente il fatto che l'alcol ha una maggiore tendenza ad evaporare rispetto all'acqua. E diciamo, questo è un fatto che è pienamente verificato. Se io prendo due bicchieri, uno di alcol, uno di acqua, riempiti allo stesso livello e li lascio sopra questa cattedra, il bicchiere dell'alcol evaporerà molto più rapidamente del bicchiere dell'acqua. Perché? Perché la tensione di vapore dell'alcol a tutte le temperature è più alta della tensione di vapore dell'acqua. Va bene? Chiaro? Se io prendo, che ne so, un altro liquido, l'acetone, ancora più volatile dell'alcol, ancora più volatile dell'acqua, cosa avrò? Avrò che la curva della sua tensione di vapore si troverà ancora più in alto. Va bene? Ma i ragionamenti qualitativi che noi abbiamo fatto, cioè in poche parole, che il tipo di formula, il tipo di relazione che lega la tensione di vapore di un liquido alla sua temperatura assoluta, risulteranno essere sempre rispettati. Quello che chiaramente in ogni formula varierà, che cosa sarà? Sarà il calore di vaporizzazione, che chiaramente sarà diverso per tutti quanti questi composti, e ovviamente varierà anche questa costante che si trova qui. Ovviamente, adesso vi faccio una domanda, vediamo se mi rispondete. Secondo voi il calore di vaporizzazione che compare al numeratore in questa formula qui è più alto per l'acqua, che è meno volatile, o è più alto per l'acetone, che è più volatile? Dato che l'acetone è più volatile e ha più tendenza a passare in fase aeriforme, il suo calore di vaporizzazione come sarà rispetto a quello dell'acqua? Sarà più basso. Benissimo, mi avete seguito. È chiaro? Che ovviamente più alto è il calore di vaporizzazione, maggiore è l'ostacolo a passare in fase vapore, maggiore sarà l'energia cinetica di cui avrà bisogno una molecola per scappare dal liquido e per passare allo stato di vapore. Va bene? Chiaro? Adesso vi do, diciamo così, qualche dritta per mettere in relazione la tensione di vapore di un liquido con le sue caratteristiche. La tensione di vapore di un liquido è tanto più bassa quanto maggiori, quanto più forti sono le interazioni che si verificano fra queste molecole. Questo perché se le interazioni sono forti, diciamo così, la velocità che dovranno avere le molecole per scapparsene dal liquido dovrà essere più alta. E quindi la frazione di molecole che avrà la capacità di scappare dal liquido sarà più bassa, quindi minore tendenza a dare origine al vapore. Quindi quanto più forti sono le interazioni che tengono unite fra di loro le particelle del liquido, tanto più bassa sarà la tensione di vapore. Va bene? Poi, la tensione di vapore di un liquido come sarà rispetto alla massa molecolare del liquido? Se un liquido ha massa molecolare alta, secondo voi la tensione di vapore come sarà? Sarà più
passa B. Quindi mi seguite, mi fa piacere che mi seguite. Ovviamente perché? Perché praticamente, guardate qui, questa è la formula che ci dà l'energia cinetica. Abbiamo detto che per scappare dal liquido c'è bisogno di un'energia cinetica per una molecola pari a delta H fratto il numero di Avogadro. Ovviamente se abbiamo una molecola con m, una massa grande, dato che il prodotto è costante, la sua velocità come sarà? Sarà piccola. E quindi praticamente un composto chimico liquido con la massa molecolare alta avrà presumibilmente una tensione di vapore bassa. È chiaro? Cioè se io per esempio, che vi posso dire, prendo, che ne so, il benzene, il benzene viene utilizzato come smacchiatore, quello, diciamo così, ha una tensione di vapore che è simile a quella lì dell'acqua. Eppure le molecole del benzene sono perfettamente apolari, quindi solamente forze di Van der Waals fra loro. Ma il peso molecolare del benzene è C6H6, quindi vuol dire 6 per 12, 72, più 6, 78. Quindi 78 è molto più pesante dell'acqua, che pesa solamente 18. Quindi praticamente hanno più o meno la stessa tensione di vapore. L'acqua, che ha una molecola piccola, 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 però le interazioni sono molto forti, e il benzene, che ha interazioni debolissime, ma ha una molecola bella abbastanza pesante. È chiaro? Così come pure, che vi posso dire, il tetracloruro di carbonio, CCl4. Il tetracloruro di carbonio è anche essa una molecola perfettamente apolare. Perché? Perché praticamente abbiamo un atomo di carbonio che si trova al centro di un tetraedro e ai vertici del tetraedro si trovano quattro atomi di cloro. Adesso ogni atomo di cloro pesa 35,5, quindi 35,5 e 35,5 fanno 71, 71 e 71 fanno 142, il carbonio pesa 12, il peso, la massa molecolare del tetracloruro di carbonio è 154. Adesso questo tetracloruro di carbonio, pur essendo una molecola perfettamente apolare, a temperatura ambiente è liquido, ed è un liquido che ha una tensione di vapore molto più bassa di quella lì dell'acqua. E perché? Perché tiene una massa che è quasi 10 volte quella lì dell'acqua. È chiaro? Quindi, nonostante le interazioni intermolecolari siano quasi nulle, siano bassissime, siano semplici forze di Van der Waals, il fatto che è un molecolone pesantissimo fa sì praticamente che la tensione di vapore del tetracloruro di carbonio sia estremamente bassa. Va bene? Chiaro? Ok. Allora, diciamo così, a questo punto io vorrei un pochino focalizzare la nostra attenzione sul, diciamo, sul fatto, sulla differenza fra un gas e un vapore. Quindi vi ho detto praticamente che gas e vapore sono tutti e due degli aerei furmi. E la differenza però qual è? È che praticamente il vapore è un aereiforme che è in equilibrio con il proprio, diciamo così, con il vapore saturo è in equilibrio con il proprio liquido. Invece il gas non è in equilibrio col proprio liquido. Va bene? A questo punto voglio, diciamo così, essere un pochettino più preciso. In effetti, diciamo, se io questo, il vapore dell'acqua, lo vado a riscaldare ulteriormente, mi allontano dalla situazione di equilibrio, quindi non sarà più un vapore saturo, si dice semplicemente che è un vapore surriscaldato. Però la differenza sostanziale fra un gas e un vapore qual è? È che io, se il vapore lo comprimo, a un certo punto questo vapore andrà a condensare, si trasformerà in un liquido. Invece il gas, se io lo comprimo, non lo trasformo né mo e né mai in un liquido.
Quindi praticamente, se vogliamo dire qual è la differenza tra un gas e un vapore, possiamo dire che sono entrambi degli aereiformi, ma il vapore è un aereiforme che può essere liquefatto, che può essere condensato per semplice compressione. Invece il gas è un aereiforme che non può essere liquefatto per semplice compressione. Allora, voi vi potreste chiedere, ma tu ci devi spiegare perché il gas, se io lo comprimo, quello non diventa mai liquido. E per quale motivo il vapore, io lo comprimo, diventa liquido? Benissimo, lo spieghiamo subito. Praticamente, nel gas, noi abbiamo che i movimenti termici sono talmente violenti, talmente forti, talmente accentuati, che comunque, anche se io comprimo moltissimo questo aereiforme, questo gas, comunque le interazioni che si verificano fra le molecole del gas non sono sufficienti a tenere unite, a tenere insieme queste molecole. Chiaro? Invece nel vapore questo non si verifica. Quando praticamente io aumento la pressione, aumentando la pressione che cosa faccio? Diminuisco la distanza media che ci sono tra le particelle. Quindi le interazioni che si verificano tra le particelle diventano mano a mano più forti. Va bene? Allora, quindi, io che cosa ho? Ho che a un certo punto, se noi abbiamo a che fare con un vapore, avremo che nel vapore i movimenti termici non saranno sufficientemente forti da vincere le forze di attrazione che si verificano fra molecola e molecola, e arriverà a un certo punto in cui si verificherà la, diciamo così, condensazione del vapore. Se noi invece abbiamo un gas, praticamente noi abbiamo che possiamo comprimere quanto vogliamo noi, ma anche a pressioni altissime, quindi quando le molecole di gas saranno vicinissime fra di loro, anche in quelle condizioni lì i movimenti termici saranno talmente violenti, talmente caotici, che le forze di attrazione intermolecolari non saranno sufficienti a far avvenire la condensazione di questo gas. Va bene? Allora, cerchiamo di dire una parola definitiva su questi gas e su questi vapori. Che cos'è che fa sì praticamente che un aereiforme si comporti da gas o si comporti da vapore? In effetti, se noi prendiamo l'acqua, l'acqua praticamente, quando si trova allo stato di aereiforme, viene chiamato sempre vapore d'acqua. Perché? Perché noi l'acqua la comprimiamo e quella si condensa, giusto? Ma in effetti ci sono delle condizioni in cui l'acqua non si comporta più da vapore, si comporta da gas. Cioè, se noi continuiamo a innalzare la temperatura del vapore d'acqua, i suoi movimenti termici ovviamente diventano sempre più violenti. Perché? Perché ovviamente, vedete, abbiamo detto che l'energia cinetica media di un sistema di particelle è una funzione lineare della temperatura. Va bene? Quindi aumenta la temperatura, aumenta l'energia cinetica media. Abbiamo praticamente che aumentando l'energia cinetica media aumenta la velocità media di tutte quante le particelle. Va bene? E quindi praticamente noi abbiamo che a un certo punto arriveremo a una temperatura tale che la velocità media delle particelle sarà talmente grande che le forze di interazione intermolecolari che si verificano fra le particelle stesse non saranno più sufficienti a tenere unite queste particelle fra di loro e a fare condensare queste particelle, ad avere quindi la condensazione. Vedete, la temperatura a cui si verifica questo evento, cioè temperatura alla quale
temperatura minima alla quale i movimenti molecolari di un aereiforme sono talmente intensi da vincere le forze di attrazione intermolecolari, si chiama temperatura critica di un gas, di una sostanza. E pertanto questo aereiforme al di sopra della temperatura critica si comporta da gas, cioè non può essere condensato. Al di sotto della temperatura critica si comporta da vapore, cioè può essere condensato. Quindi praticamente noi abbiamo che l'acqua ha una temperatura critica che mi sembra di ricordare essere 383 gradi Celsius. Se non è quella, è vicino a quella, non sbaglio di nome. Diciamo 383, tanto non è che ha importanza. Al di sotto di 383 gradi Celsius, l'aereiforme acqua, noi abbiamo tutta, diciamo così, le ragioni per chiamarlo vapore acqueo, perché noi lo comprimiamo, quello condensa. Ma se noi superiamo la temperatura di 383 gradi Celsius, noi possiamo comprimere l'acqua quanto vogliamo noi, quello non condenserà mai. E l'acqua in quelle condizioni non abbiamo più ragione di chiamarlo vapore, è un gas vero e proprio. Va bene? Facciamo invece un altro esempio, prendiamo l'aria. Adesso l'aria universalmente è riconosciuta come un gas, giusto? E ci siamo, perché se noi praticamente prendiamo l'aria, comprimiamo l'aria, la comprimiamo, cioè l'aria alla pressione atmosferica sta un'atmosfera, la portiamo a 10, a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000 atmosfere, l'aria resta sempre un aereiforme. Perché? Perché l'aria a temperatura ambiente si trova a una temperatura superiore a quella a cui i movimenti termici vincono le interazioni intermolecolari fra le molecole dei gas che costituiscono l'aria. Va bene? Adesso noi l'aria la possiamo liquefare? Sì, in effetti nell'antichità l'aria era considerato un incondensabile, così come pure il metano era considerato un incondensabile. Cioè, per esempio, l'aria, l'ossigeno, l'azoto, il metano erano considerati, diciamo, nell'Ottocento dei gas incondensabili, e dire, beh, sono gas, questi qua io li posso comprimere quando voglio io, non li riesco a condensare. Con il progresso delle tecnologie, però, si è riuscito a condensare l'aria, si è riuscito a condensare il metano. Perché? Perché praticamente la temperatura critica dell'aria, adesso non la ricordo con precisione, ma è all'incirca di poco superiore a meno 200 gradi Celsius. Questo che significa? Significa che se io raffreddo l'aria a meno 200 gradi Celsius, io quell'aria poi la posso comprimere e liquefare, e l'aria diventa un liquido. Va bene? Adesso l'aria, che è universalmente considerata un gas, quando io la raffreddo a temperature inferiori alla sua temperatura critica, che per l'aria è molto bassa, meno 200, non si comporta più come un gas, si comporta come un vapore. È chiaro? Va bene? Altro esempio, il metano. Va bene? Ecco, questo è un esempio simpatico che vi voglio fare. Dunque, qualcuno di voi avrà la macchina a gas, giusto? La macchina a gas, ecco, è alimentata a un gas che viene chiamato GPL. L'acronimo GPL sta per gas di petrolio liquefatto ed è costituito essenzialmente da propano e da butano, cioè praticamente dagli idrocarburi a 3 e a 4 atomi di carbonio. Vi scrivo un momento le formule praticamente del propano e del butano. Solo. Questo è il propano,
questo è il butano. Allora, questi due gas, diciamo così, hanno una temperatura critica che, diciamo così, è superiore alla temperatura ambiente. Ma non lo so quando sarà, diciamo 50-60 gradi, non ha importanza. Quindi questo che cosa significa? Significa che a temperatura e pressione ambiente sono dei gas, ma io basta che li comprimo un pochettino e questi qui diventano liquidi. Infatti, quando voi andate a fare, diciamo così, rifornimento di GPL, il GPL praticamente vi viene pompato come se fosse proprio della benzina liquida, perché praticamente chiaramente il dispositivo che serve per approvvigionarsi di GPL non può essere proprio tipo la cannola della benzina, perché la cannola della benzina si trova alla pressione atmosferica, e alla pressione atmosferica questo gas evaporerebbe. È tutto chiuso. Tutto il fenomeno avviene a una pressione di 3-4 atmosfere. A 3-4 atmosfere sia il propano sia il butano sono liquidi. Va bene? Quindi voi nel serbatoio della vostra macchina che cosa avete? Avrete una miscela di propano e butano liquidi. E perché sono liquidi? Perché la pressione che regna all'interno del recipiente del serbatoio dove ci sta il propano e il butano è più alta della pressione atmosferica e sarà un valore tale che basta poco, bastano solo 3 o 4 atmosfere che permette la condensazione a temperatura ambiente. Quindi, diciamo così, quando voi andate a fare un pieno di GPL, voi avrete un bombolone dietro, un recipiente che si trova in pressione a 3-4 atmosfere e dentro ci sta del liquido. Quindi praticamente, dato che la densità del propano e del butano liquido è più o meno uguale alla densità della benzina, se voi avete, che vi posso dire, un serbatoio di 50 litri, è come se c'entrassero 50 litri liquidi di propano e butano. Diverso è il caso dell'automobile a metano. L'automobile a metano, praticamente, il suo principale problema, quale viene a essere? È che praticamente le automobili a metano sono sempre anche automobili a benzina. Per quale motivo? Perché praticamente la quantità di metano che si può andare a mettere in un serbatoio è limitata. Perché? Perché la temperatura critica del metano è molto molto bassa, adesso non la so, ma diciamo che sarà circa meno 150. Quindi quello che si mette all'interno del serbatoio non è un gas liquefatto come il propano e il butano, è un gas e basta, è chiaro. Per cui anche se voi quel gas lo comprimete a una pressione altissima, tipo 200 atmosfere, ma la quantità di gas che voi potete andare a mettere in 50 litri a 200 atmosfere, se andate a fare P uguale, PV uguale NRT, sapete P, sapete V, sapete T, e vi volete calcolare il numero di moli di metano che sta là dentro, vedrete che è un numero abbastanza basso. Quindi il principale problema delle automobili a metano qual è? È che l'autonomia a metano è piccola. Perché praticamente voi, pur camminando con un bombolone che vi piglia tutto il bagagliaio, pur camminando con una bomba dietro all'automobile, perché praticamente le pressioni dei serbatoi a metano arrivano a 200 atmosfere, tenete presente che mi pare che la camicia dei recipienti delle automobili a metano, alimentate a metano, è spessa 5 cm, quindi anche una cosa pesantissima. Ciò nonostante la quantità di metano che potete trasformare, che potete trasportare, è estremamente piccola. È chiaro? Quindi il problema del metano è questo qui. E qual è la differenza tra il metano e il propano e il butano? È che a temperatura ambiente il metano è un gas e a temperatura ambiente il propano e il butano sono dei vapori. È chiaro? Cioè adesso propano e butano vengono chiamati dei gas, diciamo così, sono dei gas solo al di sopra della loro temperatura critica. Se voi voleste parlare chimicamente, correttamente, dovreste dire propano e butano a quale temperatura? Temperatura ambiente, allora non sono gas, sono vapori. Perché?
perché io basta che li porto a una temperatura di 3-4 atmosfere e io li vado a condensare. Ovviamente possiamo anche aggiungere a corollario di tutto quanto siamo andato dicendo fino adesso, è che quanto più alta è la temperatura di un vapore, quindi se io dico vapore vuol dire aereiforme che si trova a una temperatura inferiore della temperatura critica, chiaro? Però nell'ambito delle temperature inferiori alla temperatura critica ci possono essere temperature più alte e temperature più basse, va bene? Quanto più alta è la temperatura di un vapore, tanto più alta sarà la pressione necessaria per ottenere la condensazione. Così come pure, tanto più bassa sarà la temperatura di un vapore, tanto più bassa sarà la pressione necessaria per ottenere la condensazione. Va bene? Adesso diciamo così, su tutto quanto quello che riguarda praticamente, i liquidi, la tensione di vapore, la differenza fra i gas, la differenza praticamente fra i vapori, diciamo, credo di avere detto tutto. Per cui io sfrutterei questi ultimi minuti della lezione per cominciare a introdurre il problema dei passaggi di stato, che comunque è una cosa abbastanza semplice, diciamo così. Prima di cominciare a parlare dei passaggi di stato, vi voglio chiedere se ci sta qualche punto in cui non mi sono fatto seguire, qualche punto in cui volete avere qualche ulteriore delucidazione. Benissimo. Allora, praticamente, diciamo così, tiriamo le fila di questo discorso che abbiamo fatto sulle caratteristiche degli stati di aggregazione della materia. Noi abbiamo parlato di stato solido, stato liquido, stato aereiforme. Noi praticamente abbiamo, nella prima lezione proprio di questo corso, visto che gli stati di aggregazione della materia possono essere interconvertibili gli uni negli altri per effetto praticamente dei passaggi di stato. Il passaggio di stato da solido a liquido si chiama fusione, il passaggio di stato da liquido a vapore si chiama, a questo punto possiamo anche introdurre un nuovo, diciamo così, concetto, che in effetti per quanto riguarda il passaggio di stato da solido a liquido solamente in una maniera può avvenire. Cioè, se noi abbiamo un solido e questo solido lo andiamo a riscaldare, che cosa succede? Succede che se noi partiamo dallo zero assoluto, allo zero assoluto è l'unica situazione in cui i movimenti termici della materia sono completamente spenti. Quindi abbiamo praticamente delle particelle che si trovano nella collocazione che devono avere nel reticolo cristallino di questo, solido, e queste particelle non si muovono assolutamente. Come passiamo dallo zero assoluto a una temperatura comunque diversa dallo zero assoluto, abbiamo praticamente che queste particelle cominciano a vibrare attorno a questa posizione di equilibrio. E mano a mano che noi innalziamo la temperatura, noi abbiamo che l'oscillazione attorno a questa posizione di equilibrio diventa via via più intensa. Va bene? Quando noi arriviamo alla temperatura di fusione, noi abbiamo che l'entità di queste oscillazioni attorno a questa posizione di equilibrio è sufficientemente forte da svincolare queste particelle da questa posizione di equilibrio e a fare sì che queste particelle si possano muovere liberamente nel volume circoscritto dal liquido che noi stiamo considerando, ma possano muoversi liberamente e non siano costrette soltanto a vibrare attorno ad una posizione di equilibrio. Va bene? Adesso, per quanto riguarda invece il passaggio di stato liquido-vapore, la situazione è un pochino più complicata. Perché?
Perché in effetti noi abbiamo visto che il passaggio di stato liquido vapore in effetti può avvenire con una modalità, quella lì dell'evaporazione, che abbiamo appena descritto. Cioè, in poche parole, abbiamo visto che qualunque liquido manifesta una minore o maggiore tendenza a passare allo stato di vapore a tutte le temperature. Va bene? Perché abbiamo visto che tutti quanti i liquidi esercitano sempre una tensione di vapore. Adesso un liquido, per non manifestare zero tendenza al passaggio allo stato vapore, la sua tensione di vapore dovrebbe essere uguale a zero. In effetti, ecco, noi l'esperimento con cui abbiamo definito le tensioni di vapore l'abbiamo fatto col mercurio. Perché abbiamo utilizzato il mercurio come liquido? Perché il mercurio ha una tensione di vapore bassissima. Diciamo che a temperatura ambiente la tensione di vapore del mercurio è circa di 1 per 10 a meno 6 torr. Chiaro? Tenete presente che a temperatura ambiente la tensione di vapore dell'acqua è sui 23 torr, invece il mercurio ha un milionesimo di torr. Quindi questo vi rende conto del fatto che quando inizialmente noi abbiamo fatto questo esperimento, non è vero che ci sta proprio il vuoto qua. Il vuoto, cioè il vuoto spinto, il vuoto dove non ci sta assolutamente niente, è impossibile da realizzare dal punto di vista pratico. Qui ci sta praticamente soltanto vapori di mercurio derivanti dalla tensione di vapore del mercurio. Però, quando noi facciamo l'esperimento con l'acqua, li possiamo allegramente trascurare. Perché? Perché se questo esperimento, vi sto dicendo, lo stiamo facendo a temperatura ambiente, la pressione esercitata da questo vapore saturo è 23 torr, la pressione esercitata dai vapori di mercurio è un milionesimo di torr. Quindi un milionesimo di torr lo possiamo allegramente trascurare rispetto a 23 torr. Chiaro? Dicevo, quindi, esiste questa modalità di passaggio dallo stato liquido allo stato aeriforme, che è l'evaporazione, che si verifica a tutte le temperature diverse dallo zero assoluto. Però è, diciamo così, esperienza comune che il passaggio di stato da liquido a vapore può avvenire anche in un'altra modalità. Qual è questa modalità? L'ebollizione. Va bene, qualcuno di voi avrà cucinato un piatto di pasta qualche volta, spero di sì. Benissimo, l'ebollizione è praticamente, che fenomeno è? Allora, l'ebollizione è un fenomeno completamente diverso dall'evaporazione. Perché? Mentre l'evaporazione si verifica ad una sola temperatura, l'ebollizione si verifica a una temperatura particolare, che è definita temperatura di ebollizione, aggiungo io, normale. Perché cosa sta questo normale? Perché la temperatura di ebollizione è in relazione alla pressione sovraincombente esercitata dagli aeriformi che sono presenti nel sistema. Per capire che cosa succede nell'ebollizione, vi devo spiegare un pochettino questo fenomeno. Quindi, prima di parlare dell'ebollizione, ricordiamo bene che cos'è l'evaporazione. L'evaporazione è quella modalità del passaggio di stato da liquido a vapore che si verifica a tutte le temperature. E abbiamo visto che una molecola, per evaporare, deve avere una velocità superiore a quella di un valore critico definito da quella formula lì, e deve avere una velocità diretta verso l'alto, cioè diretta verso il pelo libero del recipiente. Cioè, se questo è il recipiente, vedete, la molecola che si trova qua deve avere una velocità diretta verso l'alto e sufficientemente elevata. Va bene? Adesso guardate qui. La superficie di interfaccia tra la fase liquida e la fase aeriforme è soltanto il pelo libero del liquido. Diciamo che questo è il motivo per il quale, se io questa stessa quantità d'acqua la metto in un bicchiere stretto e lungo, o la metto in una scodella corta e larga,
la stessa quantità d'acqua in questa scodella corta e larga evaporerà molto più rapidamente che nel bicchiere stretto e lungo. Perché? Perché la superficie di separazione tra la fase liquida e la fase uniforme attraverso cui avviene il fenomeno dell'evaporazione in questo caso è molto più grande che in questo caso qui. Va bene? Adesso che abbiamo cominciato a introdurre il concetto della superficie attraverso cui avviene il passaggio di fase liquido-vapore, possiamo anche parlare meglio del processo dell'ebollizione. Che cosa succede nell'ebollizione? Dunque, nell'ebollizione, spero che qualcuno di voi abbia fatto qualche volta in vita sua l'esperimento di portare all'ebollizione una pentola d'acqua. Che cosa si vedono? Si vedono delle bolle di gas che si sviluppano in seno al liquido e che salgono verso l'alto perché ovviamente sono più leggere dell'acqua e arrivate al pelo libero del liquido scoppiano e scompaiono. Va bene? Allora, queste bolle di gas che si sviluppano in seno al liquido sono bolle di cosa? Dunque, nell'acqua che voi mettete nella pentola che portate all'ebollizione è ovviamente disciolta dell'aria. Non abbiamo ancora parlato delle soluzioni, ma potete facilmente immaginare che se io espongo l'acqua è sempre esposta all'atmosfera, c'è dell'aria sciolta dentro. Mano a mano praticamente che io riscaldo l'acqua, la solubilità dell'aria nell'acqua va diminuendo, quindi si crea una bolla d'aria all'interno dell'acqua. Questa bolla d'aria cosa sarà? Cosa farà? Si saturerà di vapore d'acqua. È chiaro? Quindi la bolla d'aria che si sviluppa in seno al liquido sarà piena di vapore d'acqua. Quando si verifica l'ebollizione, che cosa succede? Succede praticamente che la condizione che si deve verificare perché si realizzi l'ebollizione è che, seguitemi bene, la pressione che deve regnare all'interno delle bolle d'aria sature di vapore d'acqua sia uguale almeno alla pressione sovraincombente. È chiaro? Cioè, in poche parole, sta bolla si può sviluppare soltanto se la pressione al suo interno è uguale alla pressione dei gas che ci stanno sopra. Adesso, se noi facciamo l'esperimento di andare a portare all'ebollizione una pentola d'acqua qui a Cassino, alla pressione atmosferica, quale sarà la pressione che dovrà regnare all'interno della bolla d'aria satura di vapore d'acqua affinché essa si possa sviluppare? Sarà ovviamente uguale alla pressione atmosferica. Va bene? Pertanto, l'acqua bolle alla temperatura di 100 gradi, in effetti, diciamo così, la temperatura di 100 gradi centigradi è stata proprio definita utilizzando la temperatura di ebollizione normale dell'acqua. Comunque, praticamente, alla temperatura di 100 gradi, perché l'acqua bolle? Perché la pressione che regna all'interno delle bolle d'aria sature di vapore d'acqua è uguale a un'atmosfera. Ma quale gas c'è prevalentemente? Quale aereiforme, scusate, c'è prevalentemente all'interno di queste bolle? C'è del vapore d'acqua. Pertanto possiamo concludere che un liquido bolle quando la sua tensione di vapore eguaglia la pressione sovraincombente. Cioè, l'acqua bolle a 100 gradi perché a 100 gradi la sua tensione di vapore è proprio 760 mm di mercurio, un'atmosfera. È chiaro? Questo è lo stesso motivo per il quale se io mi cucino un piatto di pasta sul Monte Bianco che si trova a 4810 metri di quota, io avrò praticamente che l'acqua bolle a una temperatura decisamente più bassa. Bollirà a 85-86 gradi, perché? Perché la pressione che regna sul Monte Bianco
di circa 0,8 atmosfere. Allora l'acqua sul Monte Bianco bollirà alla, quando la sua temperatura, quando raggiungerà una temperatura tale che la sua tensione di vapore risulterà uguale alla pressione sovraincombente. Ma questo si verificherà a una temperatura più bassa, perché la pressione è più bassa. Così come pure la pentola a pressione, la conoscete la pentola a pressione? La pentola a pressione praticamente è un dispositivo tale che la pentola a pressione ha un coperchio che chiude ermeticamente, diciamo così, il volume che è all'interno della pentola a pressione. E sopra tiene una valvoletta. Questa valvoletta è tarata per sfiatare quando più o meno la pressione all'interno della pentola a pressione raggiunge le 2 atmosfere. Allora, che cosa succede in questa pentola a pressione? Diciamo che volete fare un piatto di fagioli, buoni fagioli, diciamo così. E, un piatto di fagioli, e se voi volete cuocere i fagioli non nella pentola a pressione, poiché l'amido dei fagioli è bello tosto, allora per renderlo, diciamo così, sufficientemente morbido e digeribile, bisogna cuocerli per un paio d'ore a 100 gradi. Voi vi sfasteriate di stare un paio d'ore, cioè di avendo la pressione, lo posso far stare 20 minuti. Perché nella pentola a pressione lo potete fare cuocere 20 minuti? Perché voi mettete acqua, fagioli e chiudete la pentola a pressione. Mettete praticamente la fiamma sotto al fuoco. Se voi state in una pentola normale, arrivati a 100 gradi l'acqua comincia a bollire e la temperatura non sale più a quel punto lì, poi vedremo perché non sale più. E quindi il processo si avviene, la cottura a 100 gradi. Invece dentro la pentola a pressione che cosa succede? Dentro la pentola a pressione voi avete che l'acqua si riscalda, emette vapori. Emettendo vapori, la pressione che sta all'interno della pentola cosa fa? Inizialmente era 1 atmosfera, quando, che ne so, arriviamo a 50 gradi ad esempio, sarà 1 atmosfera più la pressione esercitata dal vapore saturo dell'acqua a 50 gradi, quindi sarà più di 1 atmosfera. Quando arriviamo a 70 gradi sarà 1 atmosfera più la pressione esercitata dal vapore saturo dell'acqua a 70 gradi, quindi sarà più di 1 atmosfera. Quando noi arriviamo a 100 gradi, la pressione esercitata all'interno sarà superiore a 1 atmosfera, quindi a 100 gradi che cosa farà? L'acqua non bollirà, perché all'interno ci sarà praticamente una pressione all'incirca di 2 atmosfere. Un'atmosfera derivante dall'aria che abbiamo imprigionato all'interno della pentola e un'atmosfera derivante dall'evaporazione dell'acqua. A quel punto cosa succede? Continua a riscaldare, continua ad evaporare altra acqua e continua a aumentare la pressione. Quando la pressione è arrivata più o meno a 2 atmosfere e mezzo, la valvola comincia a sfiatare. Cominciando a sfiatare la valvola praticamente, a quel punto là l'acqua può cominciare a bollire, perché quando praticamente la temperatura dell'acqua raggiunge un valore tale che la tensione di vapore a quella temperatura è uguale alla pressione a cui la pentola comincia a sfiatare, a quel punto lì la temperatura non può più aumentare perché l'acqua comincia a bollire. Però l'unica differenza quale viene a essere? Che i fagioli, invece di essere cotti a 100 gradi, vengono cotti alla temperatura alla quale l'acqua ha una tensione di vapore uguale a quella pressione a cui la valvola comincia a sfiatare, che sarà una temperatura 120-125 gradi, qualche cosa del genere. Il risultato però qual è sui tempi di cottura? È che il risultato di ammollamento dei fagioli, che a 100 gradi si aveva in 2 ore, nella pentola a pressione a 120 e 125 gradi lo avete in 20 minuti. Chiaro? Va bene. Quindi, quando noi parliamo di temperatura di ebollizione senza specificare altro, sottintendiamo che è la temperatura di ebollizione normale,
cioè alla pressione atmosferica, perché in effetti a rigore la temperatura di ebollizione è dipendente dalla pressione sovraincombente dei gas. Se noi abbiamo una pressione più alta, sarà più alta. Se noi abbiamo una pressione più bassa, sarà più bassa. Va bene? Adesso, quindi, l'ultima cosa che vi dico e poi ci andiamo a nutrire. La differenza fra evaporazione ed ebollizione qual è? È che l'evaporazione avviene a tutte le temperature ed inoltre avviene soltanto attraverso la superficie di separazione, quindi il pelo libero del liquido. Va bene? Adesso l'ebollizione avviene solo ad una ben precisa temperatura, che è la temperatura alla quale il liquido assume una tensione di vapore uguale alla pressione atmosferica. Ma qual è la superficie attraverso cui avviene il passaggio di stato? Non è soltanto il pelo libero del liquido, è anche la superficie di tutte quante le bolle. Cioè le bolle d'aria che si sviluppano in seno al liquido hanno una superficie. Bene, attraverso la superficie di queste bolle avverrà il passaggio di fase da liquido ad aereiforme. Cioè il passaggio di fase da liquido ad aereiforme non avviene solo sul pelo libero, avviene anche attraverso la superficie di tutte quante queste bolle. Quindi il fenomeno dell'ebollizione è molto più veloce, non solo perché la tensione di vapore è più alta, ma anche perché la superficie attraverso la quale si verifica, avviene il passaggio di stato è infinitamente superiore, perché non è più soltanto la superficie del pelo libero del liquido, ma è anche la superficie di tutte le bolle che si sviluppano in seno al liquido. Va bene?